Poracci, qui abbiamo rischiato di non avere un vincitore. Complimenti a Veliero 188 corto, che è stato uno dei pochi a riconoscere che il Jock è King of Crusher, mentre la risposta più creativa la do sia a Borislav che a Andrea. Nel primo caso si tratta di uno scenario non così assurdo, io ci andrei piano, mentre nel secondo direi che con Expensive Pack hai dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare capo marketing di Nintendo. Bravo! Ma ora è il momento di un nuovo round. Di che gioco si tratta? Solo risposte raffreddate, sbagliate! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche con raffreddore. Sarà una puntata difficilissima, ma anche ricchissima, perché si torna a parlare di Scalper, Nintendo 64, God of War e di un brevetto fuori di testa. Ma cosa volete di più? Prima di iniziare però la parte che preferite, quella dove ripeto sempre le solite cose e nessuno ascolta. Quindi lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi anche su tutti gli altri social. Poi se volete finanziare direttamente la realizzazione di questi video, in descrizione trovate il link al Poreon, il Patreon de Poracci, un club in continua espansione. Grazie di cuore. Iniziamo! Notizia al volo, Atlus ha annunciato una serie di DLC aggiuntivi e anche una Deluxe Digital Edition per Shin Megami Tensei 5, previsto per il prossimo 12 novembre. Per ora abbiamo il prezzo solo in dollari, perché per l'Europa queste iniziative non sono state ancora ufficializzate e la Digital Deluxe verrà venduta alla bellezza di 85 dollari. Comprenderà tutti i DLC che potranno essere acquistati singolarmente, 8 in totale, 4 da utilizzare in game per facilitare il gameplay e gli altri comprendenti delle subquest per reclutare nuovi personaggi. Magari i super fan della serie faranno un pensierino sui secondi, però parliamoci chiaramente. Quanto potrà mai vendere Shin Megami Tensei 5 qui in Europa? Io ve lo dico, per me diventerà uno dei giochi più ricercati del catalogo Switch, il destino che spetta tutti i JRPG PAL. Parlando invece di fenomeni di tendenza, chi lo avrebbe mai detto che l'effetto Dread avrebbe portato Metroid Odd Rem a diventare trending topic su Twitter? L'interesse verso il titolo di Mercury Steam ha riacceso infatti l'interesse intorno alla storia della saga e uno dei capitoli più spernacchiati in assoluto è ora al centro della discussione. Odd Rem era veramente così brutto? Molti sembrano aver cambiato idea. Che sia l'ora di riscoprire Odd Rem? TG Poro non è solo videogiochi, ma anche cinema. Parlo sempre di cinema. È uscito il primo trailer dell'adattamento cinematografico di Uncharted, la popolare serie di Naughty Dog che vedrà nei panni di Nathan Drake il giovanissimo Tom Holland. Il film non ripercorrerà la trama di un episodio specifico, ma sarà più che altro una sorta di prequel che prenderà a piene mani dalla storia della serie. Nel trailer si intravedono alcune sequenze iconiche dei videogiochi, riprodotte praticamente alla lettera. Che ne pensate? Queste prime immagini restituiscono il feeling del gioco? Io sono curioso di vedere il prodotto finale. Insomma, si parla di una serie di videogame palesemente ispirata al mondo del cinema, che ha fatto il giro e torna a casa. Questa Uncharted ha le potenzialità per diventare un nuovo Indiana Jones? Ma passiamo alle notizie del giorno. Manca ormai meno di una settimana all'arrivo del pacchetto aggiuntivo dell'NSO e si sta discutendo parecchio del prezzo dell'abbonamento, ma oggi in realtà ci soffermeremo solo sui controller pensati per celebrare il Nintendo 64 e il Mega Drive. Indovinate un po', neanche il tempo di aprire i pre-order per la riedizione del tridente più deriso della storia dei controller, che i Joy-Con in stile Nintendo 64 sono andati sold out in men che non si dica sul My Nintendo Store. Sia in Europa che in America e in Giappone, queste riedizioni non sono più prenotabili, anche se penso che qui da noi il controller Mega Drive non sia ancora stato messo in catalogo, almeno io non l'ho visto. Come c'era da aspettarselo, seguendo il triste copione dell'ultimo anno e mezzo, su eBay sono spuntate come funghi inserzioni che rivendono a prezzi maggiorati i pad, cifre folli rispetto al listino ufficiale, che per molti era già esagerato di per sé. Ma attenzione, perché se si va a cercare tra i venduti, delle inserzioni risultano concluse, quindi significa che c'è chi ha investito più di 100 euro su una prevendita. Poracci, lascia a voi giudicare se tutto questo abbia senso o meno. Comunque, io nel gruppo Telegram delle offerte Poracce il controller ve l'ho segnalato in tempo. E ricordatevi che i controller NES e SNES vengono rimessi in catalogo in continuazione,
Quindi, prima di investire cifre del genere, fossi in voi, non mi farei prendere dalla fretta. Ad aver accelerato i tempi invece è stata Sony, che ha appena annunciato l'arrivo su PC di un'altra esclusiva di peso PlayStation. Questa volta è il turno di God of War. Il premiatissimo reboot della saga di Kratos, uscito nel 2018, è uno dei titoli di punta della lineup PlayStation. Il suo passaggio su PC è in un certo senso epocale. Non una mossa così inaspettata, visto che la direzione di Jim Ryan ha ormai reso palese da tempo l'intenzione di voler colonizzare anche il mercato dei personal computer. Fa strano però vedere uno dei nomi storicamente legati al marchio PlayStation fare il passaggio, soprattutto se così ravvicinato. God of War sarà infatti disponibile su PC a partire dal 14 gennaio, addirittura prima di Uncharted, previsto per un generico inizio 2022. A livello commerciale la scelta ha perfettamente senso. Come dichiara la stessa Sony, God of War ha venduto quasi 20 milioni di copie e di sicuro c'è un grosso bacino di utenza interessata al titolo che non si farà scappare l'occasione. Con l'esperienza acquisita, con lanci incerti come quello di Days Gone e Horizon Zero Dawn, l'opera di Santa Monica promette di arrivare nella sua versione più completa su PC. Il comunicato stampa cita risoluzione 4K, frame rate sbloccato, supporto ultra-wide 21 noni, compatibilità con il DLSS di Nvidia e anche altre sigle come GTAO, SSR e SSDO, di cui ignoro completamente le funzionalità, ma sembra roba tosta. Bellissimo. Senza contare supporto al controller di qualsiasi tipo, non solo DualShock e DualSense, e possibilità di personalizzare completamente i comandi con mouse e tastiera. E se già su PS4 God of War era spettacolare, non oso immaginare cosa riusciranno a tirare fuori le configurazioni più performanti. Il titolo verrà però venduto quasi a prezzo pieno, 50 euro, mentre su console si trova decisamente meno. Voi cosa ne pensate di questo arrivo su PC? E soprattutto, quali saranno le prossime esclusive Sony a fare il salto? Gran Turismo o forse Ghost of Tsushima? E poracci, chiudiamo la puntata di oggi con la scoperta di un brevetto depositato da Sony che ha dell'incredibile. Sia chiaro, le aziende brevettano tantissime tecnologie solo per assicurarsi i diritti di utilizzo su possibili applicazioni future e molto spesso questi concept non si concretizzano e speriamo che in questo caso vada proprio così. Il nome del brevetto recita più o meno, traducendo dall'inglese, gli spettatori votano per mettere in panchina i giocatori in un videogioco e già dal titolo dovreste aver intuito di cosa si tratta. Una feature che permetterebbe agli spettatori di una partita online di votare per rimuovere o, come viene detto nel testo, mettere in panchina i giocatori attivi e di messaggiarli intimandogli di giocare meglio. Secondo il diagramma presente nel brevetto, ci sarebbe una sorta di votazione democratica per rimuovere i giocatori durante una partita online, nel caso la maggioranza degli spettatori fosse d'accordo nel farlo, tenendo conto, tra gli scenari possibili, di valutare anche il livello di esperienza e skill del votante per determinare quanto peso abbia il suo giudizio sulla decisione finale. Ok, già così è abbastanza assurdo, ma la cosa peggiore è che Sony ipotizza anche uno scenario dove gli spettatori possono pagare per mettere in panchina i giocatori, con soldi reali o valuta in game. In quest'altro schema è infatti possibile osservare dei menu appartenenti alla categoria Player Removal Options, che recitano paga un prezzo fisso, paga una parte del prezzo fisso o partecipa a un'asta. Che Sony abbia veramente intenzione di monetizzare sugli aspetti più tossici e insostenibili del gioco online? Non dimentichiamoci che di recente l'azienda ha acquisito LiVo, quindi sta puntando parecchio sul futuro degli esports. Voi cosa ne pensate di un brevetto del genere? E questo poracci era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video. Voi riposatevi, riguardatevi, è molto importante, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il poro raffreddore, Michele Devastato, ciao. Ehi ehi ehi, fermo, se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Babbabia.